silenzio. Wow, hanno abboccato. Devo tirarli tutti su. Sì. Adesso basta. Mi dispiace, l'hai voluto tu. Ora dovrai vedertela con me. Ok, va bene. Però se vincerò la partita, tu diventerai il mio bel giocattolo. Come si gioca questo? Come si chiama? Tennis! Ecco, adesso ho capito qual è l'arma segreta. Quello che grida più forte vince l'incontro. Oh!
vinto! Sei il mio giocattolo! Oh, ecco il mio piccino! Ed ecco qui il suo gemellino! Con i cioccolatini senza di me. Che splendida giornata, Orso! Cosa c'è nella scatola? Sono dei cioccolatini per me? È squisito, ma ora è poco. Ancora. Molla, questo cioccolatino è mio. C'è l'amore nell'aria.
Non lo devi mai sgridare. Neve e ghiaccio si sciolgono sotto il sole di primavera. Non era quella giusta per noi. Dagli alberi, oh? I ruscelli di sera. Andiamo a giocare. Ed in cielo l'arcobaleno ci ricorda ancora che l'amicizia più grande e bella è quella fra me e te. Come fiumi ed il mare, come il sole ed il cielo, come gli alberi e il mondo, siamo amici davvero. Com'è bello giocare, com'è caro un pensiero, com'è dolce sapere che siamo amici davvero. Com'è dolce sapere che siamo amici davvero. I tre mascettieri. Ti dico che questo non è il modo corretto di educare un bambino. E io ti dico che questo bambino è mio e lo educo come mi pare e piace. Questo non è il modo corretto di nutrire un bambino. Sì, forse hai ragione, ma questo è ciò che il mio bambino preferisce mangiare. Oh, a quanto pare il mio bambino è scappato. Visto? Ho ragione io. I bambini non scappano se le mamme li trattano come si deve. I tre moschettieri. Te l'ho detto, non è sufficiente nutrire un bambino. Devi anche insegnargli a leggere, dipingere e cantare. E io ti ho detto che nutrire un bambino è la cosa più importante. Aha! Visto? Il mio bambino ha sviluppato un appetito per la lettura. Beh, ha letto abbastanza. Piccolo mio, è il momento di mangiare. Poi da bravi ce ne andiamo a letto a fare un riposino. E poi mangiamo di nuovo. Che succede? La mamma ha lavorato duramente per prepararti da mangiare e tu non lo vuoi. Allora dimmi, che cosa vuoi? Ah, ho capito! Sì, diventeremo i tre mascettieri! Oh!
Oggi siamo i mascettieri! Orso! Penseremo noi a consegnare tutto! Mascettieri, andiamo! Ehi, pedalate più in fretta, non fate le lumache, dovete seguire tutti me! Perché devi essere tu al comando, scusa? Perché punto numero uno, io sono la più importante. E punto numero due, perché io sono D'Artagnan. Chi? Chi hai detto chi sei? Io sono l'eroe. Tu piuttosto chi sei? Allora dimmi, chi sei? Ah, e così saresti l'eroe? Beh, ti sbagli di grosso, non lo sei. Sì, invece, sono la più coraggiosa. Non sei affatto la più coraggiosa. Comunque non mi hai detto ancora chi sei tu. Che ti importa? Dimmi chi sei. Serve per la storia. Ma io non te lo voglio dire. Tu cosa vuoi? E tu dimmi chi non sei. Non te lo dico. Dobbiamo decidere chi è D'Artagnan. Orso sta aspettando. Sì, hai proprio ragione. Grazie. Ci chiameremo i moschettieri del re. Dove sono i regali? E che fine ha fatto il quarto moschettiere? Probabilmente a combattere per tutti noi. Presto, andiamo ad aiutare il nostro amico. Salve, signori! Per caso avete visto passare un moschettiere? Lo avete visto? E che cosa è successo? Diteci! Devi fare questo, devi fare quello. Signore, se non vuoi assaggiare le nostre spade, lascia quel mascettiere. Moschettieri coraggiosi siamo noi. Dai nostri buffi baffi tu ci riconoscerai. Sarete d'accordo con me? Certe volte i grandi si preoccupano troppo di quello che mangiano. C'era una volta una nonna preoccupata perché a suo nipote non piaceva quello che cucinava. Lei preparava ogni giorno tante cose buone, sperando che il nipote le mangiasse. Ma niente da fare, non gli piaceva assolutamente nulla. E questa sarebbe una torta? No, 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 no. Allora un giorno la nonna gli diede una cosa semplice, un pomodoro. Ma il bambino strillò ancora più forte. Non voglio mangiare i pomodori, nonna, non mi piacciono. Voglio dei pomodori di cioccolata, quelli mi piacciono. Ha! Lanciò il pomodoro così forte che si spiaccicò sul muro. Poi con un tonfo cadde sul pavimento. E sapete cosa
sapete cosa rimase sul muro? Un'enorme gocciolante macchia rossa. Il bambino continuava a rifiutare il cibo che la nonna preparava per lui. Un giorno, all'improvviso, si accorse che la nonna era sparita. Oh, che brutta situazione! Quello sì che era un incubo spaventoso! Il bambino era preoccupatissimo, non era abituato a stare a casa da solo e si nascose sotto il tavolo. Nonnina, ti prego, torna subito qui, non voglio restare da solo! Ma nessuno rispondeva. Oh no, povero me! Forse quella macchia sul muro ha risucchiato come un aspirapolvere mia nonna! Il bambino non capiva perché la nonna fosse sparita. C'era un silenzio inquietante. Solo il frigorifero faceva degli strani rumori, come se stesse digerendo qualcosa nella sua pancia. Le tende erano tirate, poca luce filtrava dalla finestra e nella penombra la macchia rossa luccicava sgocciolando succo di pomodoro. Il ragazzino pensò di cancellare quella spaventosa macchia, ma quando provò a riempire il secchio d'acqua, dal rubinetto non uscì neanche una goccia, mentre dal suo interno si sentivano strani rumori, simili ad un inquietante cigolio. Oh, ci sarà un ippopotamo coccodrillo che vive nelle tubature! Aiuto, nonnina! Vieni a salvarmi! Ho paura di restare qui! Ma nessuno rispondeva. Fuori il vento soffiava forte. La finestra sbatté all'improvviso. E il bambino urlò dalla paura. Aiuto, che orribile ventaccio! Non voglio nemmeno guardare! Scommetto che là fuori c'è un drago che vuole mangiarmi! All'improvviso ci fu un lampo accecante. E subito dopo un forte tuono. Si era scatenato il temporale. E in quel momento il bambino sentì suonare il campanello. Era paralizzato dalla paura. Il mostro era lì, era arrivato. Devo nascondermi così non mi troverà. Il bambino si nascose dietro al divano e sentì la chiave girare lentamente nella serratura. Non devo aver paura, ormai sono grande. Corse a prendere una scopetta, la strinse in pugno e si preparò a difendersi. La serratura scattò, la porta cigolò e chi vide affacciarsi nella stanza? La nonna! Oh? Cosa fai con quella scopa? Guarda, ho comprato qualcosa che sicuramente ti piacerà. Vieni, caro, è ora della merenda. E la nonna tirò fuori dalla borsa un sacchetto di biscotti, due cestini di fragole, delle banane e del gelato alla vaniglia. Aveva trovato anche i pomodori al cioccolato. Guarda! Ero tanto preoccupata per te perché ti ho lasciato a casa solo soletto. Non ti sei spaventato per il temporale, vero? Oh, no, nonnina, non mi sono spaventato per niente! Disse felice il bambino mentre si dava da fare per pulire il pavimento. Anzi, per aiutarti toglierò questa macchia di pomodoro. Io non ho paura, nonna. Sono grande ormai. Prese il secchio e lo straccio e cancellò dal muro quella brutta macchia di pomodoro. Lo sanno tutti che i grandi hanno sempre tante cose da fare. Se per un pochino restate soli, non dovete brontolare. Fate tutti i compiti e poi qualcosa di utile. Prendete straccio e scopa e pulite la vostra cameretta. Ah, e non lanciate mai i pomodori contro il muro. Ciao, ciao! Yeah.
questo strano gioco che state facendo? Ah. Allora, che mossa si deve fare per vincere la partita? Mi piacciono molto queste statuine, le torri, i cavallucci. E ora corri, mio piccolo pony. Galoppa, galoppa, galoppa. Adesso corri, mio piccolo pony. Galoppa, galoppa, galoppa. Corri, corri, mio piccolo pony. Galoppa, galoppa, galoppa. Posso giocare con te? Questi due non mi lasciano andare. Corri, corri, mio piccolo pony. Andiamo a dormire. Cosa? Un'altra partita? Galoppa, galoppa, galoppa. Questo gioco non fa certo per voi. Orso! Thank you.
tutti dovremo indossare un costume. Oh! Ma come faccio? Io purtroppo non ce l'ho un costume! Mi serve subito un costume! No! Povera me, non me ne piace nemmeno uno. Oh, ci vorrebbe una magia per salvarmi. La magia! Ma certo, serve un tocco di magia! Oh, ecco qui la più bella delle fate! Oh! Chissà che cosa combinano gli altri. Thank you.
riuscita bene. Però in compenso, guardate quante belle zucche! Oh! Basta! Devo smetterla di credere alla magia! Voglio andare fuori! Orso, io mi sto annoiando! No! Va bene, non ti arrabbiare, guardi i cartoni in TV. Grazie. Sta nevicando anche in televisione! Ma io mi annoio tanto, tanto, tanto! Beh, potremmo girare un film, che ne dici? Lascia perdere, dai, vieni, dobbiamo iniziare le riprese. Vuoi dire che dobbiamo scrivere prima la storia? Ma non tutti lo fanno. E va bene, di che parla la storia? Chi vuoi che interessi? No! A noi non serve un film del genere! Ecco quello che ci vuole! Questo sì che sarà un gran film! Che cosa? Non sono io la protagonista del film? No, neanche così va bene.
niente. Questo sì che è un bel film! Bellissimo! Ciao amici, sapete una cosa? Tante persone dicono che i mostri esistono e che sono esseri assolutamente spaventosi, che terrorizzano tutti! Ma volete sapere tutto? La verità è che nessuno ha mai visto un mostro in vita sua. Dovete credermi, amici, nemmeno uno. Tranne un ragazzino. Ora vi racconto la sua storia. C'era una volta, in un luogo abbandonato da tutti, una fabbrica di trattori. Un giorno un bambino, mentre stava giocando, perse una ruota del suo piccolo trattore. Così pensò che forse ne avrebbe trovata una in quella fabbrica. E un pomeriggio, senza dire niente a nessuno, uscì quatto quatto per andare a cercarla. Il bambino si arrampicò sul muretto e si trovò proprio di fronte alla fabbrica. Tutto era cadente e abbandonato. E le finestre avevano i vetri rotti. Anche i lampioni della strada erano spenti. Solo da una piccolissima finestra sulla torre più alta filtrava un po' di luce. Il bambino salì le scale della torre e arrivò fino in cima. Ad un tavolino di fronte ad uno specchio se ne stava tranquillamente seduto un mostro bruttissimo che si stava pettinando. Era completamente ricoperto di peli. Si guardava allo specchio sorridendo e tentava di mettersi il rossetto con un rullo da imbianchino. Insomma, un vero orrore. Al bambino venne il singhiozzo per la paura e nel silenzio fece un singulto così forte che il mostro sobbalzò per lo spavento. Il rullo gli finì in bocca e lo inghiottì. Terrorizzato, il piccolo corse giù dalle scale, inciampò, fece i gradini a ruzzoloni, finì in un tubo, finché alla fine atterrò in una cantina. Si guardò intorno e disse: «Mamma mia, che paura!» C'erano due mostri seduti uno di fronte all'altro, uno con la testa di pesce e l'altro con le corna. C'era anche un uomo con la tuta da operaio. In mezzo, una bobina per i cavi elettrici che usavano come tavolino per giocare al domino. Tutti e tre avevano in mano delle carte e le giocavano attorno, sbattendole forte sul tavolo. All'improvviso, uno dei due mostri, quello con le scaglie, la testa di pesce e la coda di scorpione, gridò. Buttò giù l'ultima carta, si sfregò le zampe soddisfatte e disse: «Ho vinto!» Poi, all'improvviso, il secondo mostro con sei zampe e le corna rise in modo spaventoso e al bimbo vennero i brividi lungo la schiena. Come se si trovasse fuori in pieno inverno. Era uno spettacolo orribile. I due mostri sollevarono l'uomo con la tuta e, come per gioco, cominciarono a fargli toc toc sulla fronte. Il bambino, impaurito, corse fuori e si ritrovò in una specie di laboratorio.
Era un'enorme stanza, scura e silenziosa. Il silenzio era spezzato solo da uno strano rumore proveniente dal fondo della stanza, dove si ergeva un trono ricoperto di teschi. E sul trono c'era una tartaruga con una specie di corona, come se fosse un re, che si pavoneggiava roteando la sua spada laser. Il re vide il bambino e si arrabbiò così tanto che il suo brutto muso divenne ancora più brutto. Poi improvvisamente si accesero le luci e si sentì qualcuno gridare: «Stop! Stop! Stop!» «Insomma, cosa ci fa questo bambino davanti alla nostra telecamera?» «Marivanna, vieni qui! Sì, parlo con te!» «Ma chi l'ha fatto entrare? Non posso girare in queste condizioni! 5 minuti di pausa!» Una piattaforma con la telecamera calò dall'alto. Il re spense la spada e la gettò via dicendo: «Cosa? Un'altra pausa? Così non finiremo mai questo film!» Avete capito bene, stavano girando un film. E il bambino aveva rovinato le riprese. L'uomo con la tuta lo accompagnò fuori dal cancello. Quindi tutti i mostri erano attori, non erano mostri veri. Stavano solo recitando, non c'era nessun motivo di aver paura. Insomma, miei cari amici, tutti quei mostri che si leggono nei libri e si vedono nei film non sono assolutamente reali. Sono tutti finti, sono pura fantasia. Ma se siete interessati a vedere un mostro vero, vi basterà guardare una mosca attraverso una lente di ingrandimento come questa. Ciao, ciao! Oh, sei così pelosetto e morbidoso. Allora, che state facendo, palline di pasta? Ah, adesso vi farò vedere come cucino. Eh? Prometto che sarò brava se mi fate giocare con voi. Vi prego. Lavate!
Felice di sentirvi suonare in un quartetto. Thank you.
musica classica. Dovete solo cambiare un po' il vostro stile e poi suonerete magnificamente. Ricominciamo tutto da capo. Basta che seguiate i miei consigli professionali. Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò sul microfono, tutti e mai.